Buongiorno Armando ai microfoni, oggi siamo in compagnia e a fare una documentazione sportiva reniera del campionato italiano di gozzo nazionale. Due anni fa fu fatto alla Spezia e abbiamo assistito alle gare che si sono disputate lungo le giornate. Ieri c'è stata la prima tornata di qualificazioni e oggi ci sarà le gare ufficiali di fine, diciamo così, per il titolo. Un titolo che sarà assegnato agli junior, ai senior e alle ragazze. Una grande giornata, Livorno si è aperta con un filo di sole. Pensavamo peggio, avevamo veramente problemi anche per venire, ma non ci siamo persi d'animo e siamo insieme a questi ragazzi che oggi disputeranno questa gara. La gara è su 1500 metri, vediamo le bandierine sul fondo davanti a noi, dove poi gireranno le imbarcazioni e verranno verso di noi e qua sotto di noi c'è l'arrivo, un arrivo che adesso andrà sistemato, le boe andranno revisionate, sono già i subacquei per controllare tutto ciò che sia regolare e più o meno partiremo con questa giornata piuttosto turbinante per quanto riguarda la manifestazione. Morate sulla spiaggia, pronte per essere usate e disputare quello che sarà poi la classica disfida della giornata. Una disfida che abbiamo detto è a carattere nazionale, si giocano il titolo italiano e vedremo quello che sapranno fare questi ragazzi. Abbiamo intervistato un equipaggio che è già pronto a dare il proprio contributo per non essere da meno, ha già detto che faremo i terzi. Siamo con Roberto Moscatelli, Urania, qui siamo a casa, siamo in Liguria, ritorniamo un po', come si dice, noi siamo di Spezia e qua abbiamo un po' i nostri compagni. Oggi una grande giornata, ieri la prima selezione. Facciamo un po' il fazzoletto di ieri, come è andata la giornata per i ragazzi, come vi siete piazzati e poi anche un po' quello che avete fatto per arrivare fino a questo punto, perché per arrivare ai nazionali insomma dobbiamo fare un po' di selezione, un po' di cammino. Niente, diciamo che la giornata di ieri è andata molto bene, avevamo un equipaggio già in finale e gli altri due equipaggi sono riusciti a arrivare primi nelle batterie, quindi sono passati direttamente e quindi la giornata di ieri è andata perfetta. Abbiamo fatto un anno di allenamenti abbastanza intensi per riuscire ad arrivare a questo traguardo, i ragazzi sono impegnati, le gare in Genova e fuori Genova sui gozzi sono andate molto bene, fino ad oggi non ci siamo ancora scontrati con le realtà che vediamo oggi, quindi sarà tutto da vedere. Giordate, voi cioè in questo sport, specialmente nel settore dei gozzi nazionali, tutti gli spostamenti si incontra sempre qualcuno di diverso, non è un po' come il nostro Palio alla Spezia che ci si confronta coi soliti e ci si conosce a menadito. Per voi è un po' anche una scoperta ritrovare l'equipaggio che avete di fronte, sapervi difendere e un po' usare una strategia particolare. Ma strategia non ce n'è tantissima, incontriamo gente nuova, quindi diciamo che dopo la prima virata sai già che tipo di gara fare. Ecco, ieri, dopo la gara di ieri, sappiamo già oggi un po' la situazione come sarà. Non sappiamo ovviamente i primi tre posti di chi saranno, ma sarà 90% sappiamo chi saranno i primi tre. Ecco. L'Urania comunque vanta dei bei risultati, c'è un bel palmarès, vogliamo ricordarlo tanto anche così per il pubblico. Ma diciamo che quest'anno è stata una buona annata, siamo campioni d'Italia di società, abbiamo vinto un paio di un titolo italiano, abbiamo vinto un paio di classifiche, cioè siamo messi bene, ecco, c'è un sacco di gente, siamo contenti, la dirigenza è contenta, speriamo di continuare con questo. Vogliamo rammentare il nome dei ragazzi?
Allora, abbiamo l'equipaggio femminile che è composto dalla timoniera Paola Merlo, Ilaria Bavazzano capovoga, poi Camilla Benvenuta, Silvia Simoni e Sara Galli. Poi abbiamo l'equipaggio junior con il timoniere Lozza Francesco, poi abbiamo il capovoga Andrea Latte, Teo Grisolia, Olivieri Michele e Mattia Lazzaro. E l'equipaggio senior con la timoniera Paola Merlo, capovoga Ivan Dante, Lorenzo Simoni, D'Epifanio Filippo e io in barca. Beh, insomma, un augurone tanto per il contributo e vi ringrazio per quello che già ci avete regalato. Poi adesso vedremo le vostre performance, che saranno più che emergenti. E una previsione la fai? Te la senti? Ma diciamo che penso di arrivare sul podio con tutti i tre equipaggi. Grazie per il tuo contributo. Ciao. Grazie mille. Grazie. Ed eccoci con Marconi Luca, l'organizzazione. Qui è l'organizzazione che adesso la mettiamo un po' sotto torchio, per voglio dire. Una grande fatica organizzare una cosa di questo tipo per un campionato italiano, ha già un bel carico di responsabilità e poi anche, insomma, si deve assegnare dei titoli e bisogna che tutto vada secondo i criteri e quello che perlomeno abbiamo scritto sulla carta. Due impressioni dalla giornata di ieri e oggi è tanto come è andata la giornata. No, sicuramente tengo a precisare che abbiamo dovuto organizzare questo campionato italiano su questo specchio d'acqua in 5 giorni, in quanto la location dove si doveva sviluppare i campionati italiani era all'interno del porto di Livorno, c'è stata una nave posta sotto sequestro e quindi hanno revocato i permessi che ci avevano concesso. Abbiamo usato questa locazione con i rischi del mare, perché qua in mare aperto se il tempo non era nelle migliori condizioni sarebbe stato un problema. Comunque ieri si è sviluppato tutto bene, le gare sono andate avanti tutte bene, secondo pronostici, grande Padulella e Urania hanno dimostrato di avere la marcia in più nei senior e oggi si giocheranno sicuramente loro il titolo. Sarà appassionante, penso, la sfida per la terza posizione. Nelle categorie juniores, netto dominio dell'Urania. Però attenzione alla Padulella, che non è una barca che può dire la sua. Nel femminile scenderanno in acqua per oggi per la prima volta, però penso che Murcarolo anche quest'anno abbia la marcia in più. Beh, insomma, abbiamo visto più o meno da quello che è stato scritto ieri che c'è stato grande vivacità nelle gare e per quanto riguarda poi anche questi ragazzi, insomma, che hanno girato tutta l'Italia perlomeno dove c'era le gare per poi arrivare fino a questo punto. Oggi la realtà è ben diversa, oggi ci si gioca il titolo, perciò sarà fino all'ultimo colpo di remo. Oggi è l'ultima occasione, chi vince oggi si porta a casa il titolo, quindi tutto quello fatto in precedenza... Per voi San Giacomo? Noi sono il presidente della canottiera di stazione, penso che possiamo lottare per un podio e ci crediamo sia nel femminile che nei senior. Quanti fate fatica a trovare ragazzi per comporre gli equipaggi, più o meno un po' la vita di una società di questo tipo, come viene affrontata lungo l'anno? Apporti di qualità, ragazzi che vengono in cetta dalle scuole, da dove arrivano? Ma noi abbiamo un gruppo storico che è anni che porta avanti la sezione, comunque siamo riusciti a presentare 5 equipaggi a questo campionato italiano, quindi sono pienamente soddisfatto. Beh, 5 equipaggi vuol dire già essere abbastanza introdotti nel campo, vuol dire che i ragazzi vengono. Ma grazie per il contributo, lo lasciamo andare perché francamente ha dei problemi per l'organizzazione. Qui vediamo le ragazze che presenterà questa mattina, le vediamo qui, sono pronte. Una maglietta che non si vede, vediamole, eccole qua, pronte per la posa, lasciamole che vengono immortalate per questa bellissima giornata. Campionato italiano 2014 e a loro la ardua sentenza di portare a termine questa grande giornata. Siamo già in mare qualche equipaggio che inizia a fare il classico allenamento per poi disputare la gara e questo, vediamo dove c'è questa bandiera italiana, si può correre
al lato del campo di gara, non si può andare oltre per motivi di regolamento. Magna Grecia di Taranto, che abbiamo intervistato un momento fa, è già presente nella finale e perciò la vedremo mandare in barca i loro ragazzi. Niccolò Sordino del Murcarolo. Come è andata ieri? Cosa faremo oggi? Come presenti le tue ragazze? Ah, noi abbiamo solo un equipaggio femminile, quindi ieri abbiamo solo provato la barca e il campo di regata, quindi è stata una giornata abbastanza tranquilla. Oggi abbiamo la prima gara con le ragazze, si spera di fare un buon risultato come gli scorsi anni e vediamo se le avversarie sono sempre pronte a darci delle sfide maggiori ogni anno. Aggressive al massimo. Tutte aggressive, abbiamo sentito che c'è una bella aggressione, una bella voglia di competizione. Perciò è importante, è vitale, no? Per una gara, quando c'è la competizione, è vitale. Vuoi fare i nomi delle tue ragazze? Tanto così ce le presenti un attimo. Beh, abbiamo la Denise come capovoga, la Benedetta al 2, al 3 la Sara e al 4 la Greta, con il timoniere Daniel Zacco, che è il fratello della capovoga, un ottimo timoniere che ci toglierà dai problemi delle boe, che sono la cosa più difficile di queste gare. Boe che dicono tutti che hanno veramente problemi, che sono dure, non riescono a essere più maneggevoli. Come mai? È proprio il tipo di boa o è la barca che gira poco? Ma ognuno ha le sue tecniche per prendere il giro di boa. C'è chi va secco sulla boa e la gira tutta 180 gradi in tre palate e chi invece la prende più larga e con più calma, facendo magari più strada, quindi perdendo meno velocità ma facendo più strada. Ognuno ha il suo modo di prenderle, vedremo quale sarà quello vincente. È chiaro che è sempre dura la boa perché la barca si ferma e devi farla ripartire. Quindi... Eh beh, la ripartenza dopo la boa è inevitabile, lì si riprende una grande con grande velocità, sperando di mettercela tutta. Sì, sì. Saliremo sul podio, sì, no? Prevedi? L'obiettivo è quello di arrivare sul gradino più alto, poi vediamo come andrà. Soddisfazioni per te, vedo che c'hai gli occhi lucidi, vuol dire che tenti. Sono contentissimo, poi queste ragazze già l'anno scorso ero all'Isola d'Elba con loro, una gara spettacolare, quest'anno secondo me si possono ripetere tranquillamente, quindi... Allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. Lasciamo sti ragazzi che tanto si preparino, si mettano le loro magliettine e tutto quello che serve per poter fare una gara al meglio di quello che è possibile. Vediamo l'imbarcazione del Gianni Figari, che è qui prominente alla riva. La prua tocca e non tocca, ma dietro ci sono i ragazzi presenti, qui si guardano un po' il mare, sono in attesa di dare la loro performance, però grande, grande tensione, sicuramente è un'emozione che prende un po' tutti gli sportivi, perché ogni gara è un momento di raccoglimento per poi portare a termine. Beh, per scaricare i nervi anche una partita a carte può dare un contributo. Questa è un po' la giornata che vivono questi ragazzi venendo da una città all'altra e in attesa di partire e dare la loro performance. Beh, abbiamo visto belle immagini, abbiamo già visto un po' di tensione per prendere delle decisioni, come sempre una commissione quando si riunisce per dare e determinare poi qualcosa c'è sempre dei contrasti. Comunque la giornata mi sembra che stia andando nel segno del buon tempo, alla meno peggio, ci dobbiamo difendere, abbiamo un campo di riguardo e prendiamo quello che c'è. Signor Narciso, la giornata è importante, tre titoli che dovremmo essere assegnati, perciò un po' un fazzoletto di tutto quello che è ieri e oggi, quello che vedremo. Allora, ieri abbiamo vissuto una giornata di eliminatorie su questo campo di regata che purtroppo gli organizzatori hanno dovuto
spostare dal porto per motivi contingenti, per un ancoraggio di una nave, quindi siamo qui, il mare è un po' aperto, speriamo oggi che il vento ci lasci tranquillo almeno fino a mezzogiorno e che tutto proceda per il meglio, che siano delle gare combattute come sempre. Insomma, già dobbiamo ringraziare queste due società che si sono caricate questo onere, non onere di moneta, ma anche forse anche di moneta, per spostarsi e ricreare questo posto. E poi meno male il tempo che ci ha seguito e ci ha dato la possibilità di avere anche delle meteo marine più che ok. Sì, difatti ieri ho ringraziato le società perché oltre al solito lavoro che c'è da fare per organizzare un campionato italiano, c'è stato questo super lavoro. Ho chiesto a tutti i partecipanti di capire anche la contingenza in cui si sta svolgendo il campionato e di agire sportivamente in questo senso. Il mare al momento ci lascia tranquillo, ci danno un po' di notizie sull'ultima gara, vediamo un po' se riusciamo a arrivare bene alla fine. Si comunica molta attenzione alla finale senior, che ci sono 10 minuti alla partenza, grazie. Molta tensione, siamo quasi pronti a partire, perciò abbiamo sentito l'avviso che ci dà e ci mette subito in guardia per raggiungere la postazione per filmare meglio che sia possibile, ma sarà una grande competizione. Abbiamo visto agguerriti molti equipaggi e in base agli equipaggi come va... Guardi, mi fa facendo una domanda che non riesco a rispondere, perché non si sono scontrati molte volte, quindi chi ha fatto l'allenamento all'Isola d'Elba, chi l'ha fatto al mare, e quindi dobbiamo vedere un momento, non si riesce a capire bene chi possa essere il vero favorito. Posso pensare che nella categoria senior dovrebbe essere l'equipaggio della Padulella il favorito. Invece, ecco, sentiamo un attimo l'inno di Mameli, così, ed ecco qua, sentiamo... Ebbene, un bel applauso al nostro inno nazionale che veramente ci ha messo un po' di quel brividino, perché onestamente quando lo sentiamo suonare ci ricorda molte cose e in segno dell'onore e per la nostra patria diamo il meglio. L'ultima domanda, che tanto poi la lascio, poi ci ritroviamo dopo qualche altra domandina per andare avanti in questa giornata che sarà focosa e piena di tensioni. E come va il comitato? Si comunica agli equipaggi? La federazione va bene. Alla partenza, grazie. Abbiamo sempre un incremento di atleti, abbiamo un po' di decremento proprio in questa specialità e dobbiamo cercare di capire perché. Si prega perché. La televisione, dobbiamo tutti capire perché. Scafi, di non bene. Fare onde. Allora, andiamo alla gara, ci vediamo dopo. Grazie signor Narciso. Prego, buongiorno. Grazie. Bene, iniziamo in questo momento a vedere le imbarcazioni. Avanti piano tutti. Vediamo le imbarcazioni che si portano vicino alla loro postazione. Avanti 5. Stop abbiamo 6, abbiamo 6 imbarcazioni in partenza. 3, 4 e 5. Acqua 1, acqua 2, acqua 3, acqua 4, acqua 5, acqua 6. Entra il 5. Avanti 4 e 2. Piano 3, piano. Stop 3, ferma la barca 3. Ferma la. Avanti 2, 4 e 5, avanti.
Ok, 4. Sentiamo il giudice che si prepara per l'allineamento. L'uno. Ragazzi, cercate di essere collaborative, perché c'è vento. Le ragazze cercano di tenersi. 6 fermo. Uno indietro, alzate le barche, riprendiamo l'allineamento, ragazzi, forza. Ferma la barca, 2, girati Urania, girati stazione. 5 stop, 2 stop, 1 stop, ferma la barca 1, avanti 4, stop 3, ferma la barca 3, avanti 4, 6 e 5, 1 stop, ferma la barca 1, ferma, stai uscendo 1, ferma la barca, avanti 4, 5 e 6, 5 stop, ferma la barca 5, avanti solo, 4 e 6, 4 e 6 avanti, 6 stop, ferma la barca 6, 4 stop, ferma la barca 4, attenzione! Ed ecco, in questo momento è partito il titolo nazionale delle ragazze. Vediamo le ragazze che si stanno alzando per i primi 375 metri. Avranno a che fare 3 giri di bandierine. Li vediamo salire sull'ordine dei 375 metri. Le seguiamo piano piano, una per una. Siamo praticamente da poppa e verso prua, verso le bandierine. Non possiamo avere delle esatte ubicazioni per quanto riguarda la posizione, ma ci sembra che abbiano già percorso circa la metà del tragitto. Vediamo chi arriverà per primo sulla bandierina. Murcarolo e stazione al peso vengono per... Eccole qua le ragazze che abbiamo visto quando erano lì sulla spiaggia con la barca murata. E ora l'imbarcazione viene portata a terra per salire sul peso e convalidare la stazzatura. Bella gara, onestamente dobbiamo dire che c'è stata grande competizione. Ecco le ragazze del Paio di Giulia! Marta! Eccole qua, eccole qua, loro. Le stazioni che salgono sul podio, bravissime ragazze. Dov'è Paolo? E ora l'imbarcazione viene tirata a terra. La barca, bisogna vedere se è tutto a posto, magari, insomma, la prima e la terza, così hanno detto. Io intanto sono in possesso dei tempi. Allora dici un po' i tempi, allora, quali sono? Murcarolo 9:18:12, 9:18:12 Murcarolo, 9:61, Canottieri stazione 9:48:35, Portoferraio 10:05:20. Poi abbiamo Canottieri Porto Ceresio 11:16:90 e chiude l'associazione Il Palio di Taranto con 12:00:84. Bellissimi, sono andati velocissimi. Bisogna pesare la barca anche dopo per vedere se... L'imbarcazione va alla pesa per la regolarità. Sono tutti qua ad assistere questo procedimento, perché siamo dietro. Ecco, ciao, voglio sentire te, come ti chiami allora? Greta. Allora Greta, è stata veramente una bellissima gara, sull'ultimo giro di boa avete fatto uno sprint spettacolare. Cosa vi diceva il timoniere? Siamo state bravissime campionesse italiane.
vediamo la stanchezza, il sudore di queste ragazze che hanno terminato in questo momento la loro performance, e onestamente dobbiamo dire brave, perché sono riuscite al giro della seconda boa a salire e aver recuperato quel piccolo svantaggio che avevano nei confronti dell'Urania. Ragazzi, un momento duro, com'è andata? Com'è andata? Bene? È andata benissimo, certamente, soprattutto all'ultimo ci abbiamo andato il meglio. La partenza è stata un po' così così, però una bella gara, soddisfatte. Il momento più critico è stato al giro della terza boa, allora, o quando avete girato qui? No, soprattutto l'ultimo pezzo è stata la morte. Vabbè, poi abbiamo girato tutte abbastanza bene, potevamo fare meglio, però va benissimo così. Grazie per la performance. Grazie a te. Un giro di boa, poi insomma lo sprint finale, siete state grandissime. E adesso aspettiamo il responso ufficiale della giuria. Beh, un pronostico azzeccato? Sì. È andata, ce l'hanno fatta le ragazze, allora, hanno fatto penare fino all'ultimo giro di boa, poi quando le ho viste girare a largo insieme ho detto vabbè dai, adesso recuperano con lo sprint, che come fanno sempre. Quindi il recupero comunque l'hanno fatto qua in mia, al giro della seconda boa, quando hanno mangiato quel pochino di svantaggio. Sì, hanno recuperato bene, poi con la prospettiva non si capiva, ma quando l'abbiamo schiacciato la boa eravamo davanti e ho detto è andata. All'uscita qui l'ho vista io, hanno recuperato quel piccolo svantaggio e ho detto si girano insieme e ce la fanno. Sì, se girano insieme ce la fanno, perché ce n'hanno di più, poi hanno più benzina queste ragazze. Senta, quindi vogliamo sapere un po' il procedimento. Contentissimo. Avete pesato, ciao, grazie. La barca, per quale grazie motivo? Mille. Per vedere se il timoniere, no, perché il timoniere era veramente sopra 45 kg, quindi non può essere più di 10 kg. È impossibile, quindi è ufficiale. Sono loro le campionesse italiane. Primo allora, titolo. Facciamo un grandissimo applauso. Primo ragazze. Titolo assegnato. Ufficiale Murcarolo si aggiudica il primo titolo che porteranno a casa. Ho sentito inneggiare prima, siete state dichiarate ufficialmente vincitrici di questo titolo italiano che porterete a casa affisso nella vostra società. Un bel arrivo, una gara degna della vostra grinta, perché ho visto al giro dei 750 nel giro di boa vi siete guadagnati quel piccolo svantaggio che avevate nei confronti del corpo. Di lì è nata la gara? Siamo partite male questa gara, cioè non siamo partite proprio convinte come al solito, però diciamo che poi man mano sul passo, prendendo il ritmo e tutto, siamo riuscite a riprenderla, a riprendere le prime, che comunque sono molto brave, sono molto preparate rispetto a noi e molto esperte. E sul giro di boa finale poi abbiamo dato il meglio, l'abbiamo preso proprio bene, e poi in chiusura ci siamo scatenate e siamo andati in testa. Un giro di boa in parità, l'avete girato quasi insieme, perciò dico, lì è stato il punto cruciale, chi esce di lì che è uscito prima e meglio aveva la vittoria in tasca. Comunque sono barche molto lente, quindi cioè, il vantaggio comunque lo recuperi man mano. Diciamo che tutto il tratto finale è stato importante per la vittoria. Lui è timoniere. Timoniere, grande grinta per te, grande compito per far fare meno strada possibile alle tue ragazze. Ce l'hai messa tutta? Ce l'ho messa tutta, sì. Come ho già detto prima, la boa di terra non è andata molto bene, però soprattutto nell'ultima siamo riusciti a guadagnare molto vantaggio, siamo usciti praticamente in parità, forse un po' più avanti. Ma l'incitamento com'è? L'incitamento era tremendo. Non le diciamo quelle parole. No. Le diciamo. Meglio di no. Però ci vogliono per dare grinta. Allora ragazzi, auguroni, bocca al lupo, grazie per la performance e godetevi questo titolo, primo titolo italiano del 2014. Ah sì, è vero, primo italiano, quarto di quasi di fila, perché un anno non siamo riuscite a venire, ci dispiace, ma comunque siamo soddisfatte quest'anno. Va bene, grazie, ciao, andiamo alla prossima, ciao.
Ed ecco il medagliere che fra un po' andrà segnato. Queste sono frutto di un grande lavoro di questa stagione e vediamo le ragazzine che portano le vallette. Grazie per la prestazione, grazie per quello che andrà segnato e ora ci accingiamo, sentiamo, campionato italiano, grazie. Terze classificate. Facciamo un grande applauso a La Stazione. La Stazione di Livorno, terzo posto. Facciamo salire anche il presidente, medaglia di bronzo per La Stazione. Tre squadre diverse hanno fatto sì, insomma, che il campionato italiano fosse una grande avventura. Terza classificata, La Stazione. Seconda classificata, il gruppo Urania. E ora l'Urania che sale, secondo posto per queste ragazze che hanno intentato subito la gara e poi hanno dovuto purtroppo eccole. Classificate. Gagliardetto all'allenatore per questo bellissimo. E ora l'inno in onore di. Bel coro per questo inno. Italia, Italia,
Benissimo, la prima premiazione delle ragazze, primo titolo assegnato. Murcarolo,